Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, qui Ale Lorenzi e ho appena finito di modificare un altro video che voi vedrete praticamente domani sul canale, questo uscirà lunedì. E dopo aver modificato questo video di circa 30, 32, 30 minuti e 16 secondi, ecco, saranno dei tagli, ho deciso di registrarne un altro perché tempo fa ho pubblicato una guida proprio su questo canale riguardo il pixel di Facebook, dove vi ho spiegato che cos'è, come funziona, come impostarlo, che cosa sono gli eventi. E da quel momento ho ricevuto tantissime domande, no? Magari come installarlo piuttosto che come gestire gli eventi. E ho deciso di registrare questo video proprio per spiegarti come gestire il pixel in relazione ai carrelli abbandonati. Ora, se è la prima volta che senti parlare di Facebook Pixel o di carrelli abbandonati, non ti preoccupare perché in questo video ti dirò tutto quello che devi sapere riguardo ai carrelli abbandonati uniti al pixel di Facebook, ma nel caso volessi approfondire il discorso del pixel di Facebook nel dettaglio, in descrizione ti lascio il link proprio a quella lezione di circa 30-35 minuti, ora non mi ricordo con esattezza, però dove ti vado a spiegare che cos'è, come funziona, come installarlo, che cosa si può fare e tantissime altre informazioni. Ora, prima di addentrarci su che cos'è il Facebook Pixel, o meglio, come abbinarlo ai carrelli abbandonati e quando si parla di carrelli abbandonati, due azioni fondamentali. La prima, lascia un like a questo canale e la seconda, iscriviti a questo canale. Sono due azioni che a te richiedono pochi secondi, ma permettono al mio canale e alla mia attività di raggiungere altre persone e far conoscere tutto quello che sto svolgendo all'interno di questo canale. Per cui ti sarei veramente tanto grato se appunto ti iscrivessi e lasciassi un like. Operazioni da pochissimi secondi. E poi la cosa bella è che iscrivendoti al canale ricevi anche le notifiche su tutti i video che pubblico. E come ben sai, ho da poco lanciato una sfida dove ogni giorno pubblico un video per 60 giorni. Per cui c'è un bel po' di contenuti, ci sono un bel po' di contenuti da prendere se poi consideriamo che questo è il quinto video. Ok, bando alle ciance, entriamo nel dettaglio. Che cosa si intende per carrelli abbandonati, quando ci sono i carrelli abbandonati e come il pixel di Facebook ci può venire in aiuto. Questi sono i tre argomenti che andiamo a sviscerare all'interno di questo video, per cui i miei consigli sono due: mettiti comodo, guarda questo video dall'inizio alla fine e prendi appunti se sei interessato all'argomento, perché soprattutto se è la prima volta che ne senti parlare, troverai tantissime nozioni, tantissimi spunti sui quali riflettere. Punto primo, il pixel di Facebook, che cos'è? Allora, ovviamente, come ti stavo appunto dicendo, in dettaglio trovi il link a un video esaustivo, per cui ovviamente non vado a ripetere tutto quello che ho detto, sia perché ho già appunto realizzato un video dedicato, ma poi perché finirei per annoiarti e annoiare tutti voi. Per cui il pixel di Facebook, in breve, in pochissime parole, è un codice di tracciamento che ci permette di tracciare, letteralmente registrare, le persone che giungono sul nostro sito web, ok? Ovviamente, tre cose fondamentali da tenere a mente: bisogna installare il pixel di Facebook sul tuo sito web, sia esso un e-commerce piuttosto che una landing page, comunque sulla pagina online che hai, va installato il pixel. Seconda cosa, se non l'installi correttamente, ovviamente lui non traccia assolutamente nulla. E terza cosa, che poi al 99% mi avete chiesto su Instagram. Tra l'altro vi lascio qui il mio nome, quindi se volete seguirmi e farmi domande, poi potrebbero nascere video esattamente come questi. Terza domanda, terzo punto: il pixel parte a registrare le azioni e le persone dal momento stesso in cui si è attivato. Per cui se lo installi oggi e fino a ieri hai avuto 1 milione di visualizzazioni del tuo sito internet, il pixel non andrà a recuperare quel 1 milione di visualizzazioni in nessun modo. Quindi ovviamente il mio consiglio è questo: se hai una pagina online, un sito web, una landing page, un e-commerce, installa subito il pixel, così inizi già a registrare dei dati, inizi già a tracciare dei dati, cosa molto importante. Quindi abbiamo capito che il pixel di Facebook registra le persone che raggiungono la nostra pagina web e le associa a un profilo Facebook quando può, ok? Questo perché? Perché chiaramente deve trovare una relazione tra l'utente che ha visitato il tuo sito e un profilo Facebook. Se quella persona non è presente su Facebook, ahimè, il pixel può anche attivarsi, ma non trovando una corrispondenza non trova effettivamente una persona dall'altra parte, ok? Ora, cosa sono i carrelli abbandonati e perché il pixel ci potrebbe permettere di avere un ROI, di avere un ritorno sull'investimento molto considerevole e darci e regalarci delle belle soddisfazioni. I carrelli abbandonati sono quell'azione che compie una persona prima di completare un acquisto, ovvero trova un argomento, un oggetto, un prodotto, può essere anche una consulenza, dipende com'è il tuo e-commerce, che gli piace, arriva lì lì
e quindi non, tu non ricevi effettivamente sia il pagamento che la notifica di vendita. È un argomento molto legato agli e-commerce, principalmente quello dei carrelli abbandonati, ma ciò non toglie che se magari stai vendendo ad esempio un ebook online o un pacchetto di consulenze, nulla toglie che tu possa utilizzare le strategie che ti vado a svelare in questo video per incrementare quello che è il tuo ROI e per incrementare quelli che sono i tuoi risultati. Ora, per fare un esempio, per rendere la sindrome da carrello abbandonato più chiaro a tutti, pensiamo ad Amazon, no? Lo conosciamo tutti, per cui non serve che vi spiego che cos'è Amazon. Sicuramente ti è capitato di andare sul sito, sicuramente ti è capitato di trovare magari dei prodotti che ti interessavano, provare ad aggiungerlo al carrello, ma poi non completare l'acquisto. Ora, le motivazioni potrebbero essere diverse, magari in quel momento non avevi la disponibilità sulla carta, magari è saltata la luce, magari non funzionava più internet. Tuttavia, il fatto che tu sia arrivato al carrello ma non abbia completato l'acquisto determina a Amazon, in questo caso essendo lui l'esempio, un carrello abbandonato, cioè significa che un utente è arrivato lì ma poi invece che completare l'acquisto, quindi creare una conversione come si chiama nel termine specifico, ha abbandonato e ha lasciato lì il carrello. Ora, perché il pixel in questo caso è fondamentale? Perché il pixel, abbiamo già visto, ci permette di tracciare le attività che una persona compie sul nostro sito web. Chiaramente qui ci tengo a fare una premessa, perché poi magari le persone installano tranquillamente il pixel o non lo installano su tutte le pagine, poi si lamentano o sono dispiaciute di non avere accesso alla moltitudine dei dati. Fai attenzione quando installi i pixel di Facebook, innanzitutto che sia installato correttamente. Nel video che trovi in descrizione ti spiego come anche verificare il fatto che sia installato correttamente, e soprattutto concentrati a installarlo, o se lo fai installare da un webmaster o chi per esso che si occupa del tuo sito web o della tua landing page, assicurati di installarlo su più livelli in modo tale da poter tracciare anche delle conversioni personalizzate, si chiamano così nel gergo, come ad esempio un carrello abbandonato, quindi andare a determinare quelle persone che sono arrivate al carrello ma non hanno acquistato. Questa è una cosa molto importante, altrimenti se non fai questo rischi di guardare questo video e poi purtroppo, e mi dispiace di questo, non trasformarlo in qualcosa che puoi sfruttare per aumentare, appunto, come abbiamo visto, i tuoi risultati e il tuo ROI. Quindi, detto questo, il pixel, andando a tracciare tutte le azioni che compie una persona, se noi abbiamo fatto a monte un buon lavoro, riusciamo a tracciare proprio quelle persone che sono arrivate lì ma non hanno completato l'acquisto. Ora, statisticamente, se andiamo a vedere anche i report di marketing, c'è una sostanziale, per non dire enorme, differenza tra le persone che visitano una pagina internet e basta, tra quelle che visitano una pagina internet, arrivano al carrello e poi non pagano. Questo perché? Perché chiaramente nel momento stesso, prendiamo l'esempio di Amazon, in cui ti sei guardato tutto Amazon, tutti i prodotti che ti interessavano, ma tu hai trovato quello che volevi, quello che ti interessava, l'hai aggiunto al carrello e proprio lì hai abbandonato. Chiaramente, ed è semplice anche capirlo, ti mancava un semplice piccolo passaggio per acquistare quel prodotto, per cui c'è una sostanziale differenza tra te che sei arrivato proprio lì vicinissimo vicinissimo e una persona che è finita su Amazon, tanto per capire cos'era Amazon. Sei d'accordo? Scrivimi qui sotto se sei d'accordo. Quindi, appellandoci anche questa volta alle statistiche di marketing, a quelli che sono poi anche gli studi che sono stati condotti, se noi andiamo a puntare il nostro focus sulle persone che sono arrivate al carrello ma non hanno completato l'acquisto, andando a fare delle azioni di remarketing, anche qui ho registrato un video dedicato sul canale, magari te lo metto in descrizione anche questo, ma lo trovi anche spulciando tra i video, ormai i video stanno diventando tanti e sono felice che mi stai seguendo, di questo ne sono grato. Comunque, il pixel di Facebook ci permette di fare delle azioni di remarketing, ovvero andare a ripescare quella persona che proprio ha aggiunto il nostro prodotto al carrello ma alla fine non ha completato l'acquisto. Cioè, significa che noi, andando a creare un'inserzione pubblicitaria dove richiamiamo il pixel, riusciamo a inseguire quella persona su diverse piattaforme. Per esempio, prendiamo sempre Amazon, ormai questo è il caso, ma è anche l'esempio più semplice, no? Tutti lo conosciamo, tutti ci siamo finiti almeno una volta e magari tutti abbiamo anche acquistato, quindi sappiamo perfettamente di che cosa sto parlando. Ora, quante volte magari sei finito su Amazon, hai trovato un prodotto che ti piaceva, non hai appunto completato l'acquisto per la motivazione che può essere la più disparata, poi sei entrato su Facebook e plim, era lì proprio quel prodotto, poi hai iniziato a leggere un quotidiano online e plim, era lì proprio quel prodotto. Insomma, hai iniziato a percepire che quel prodotto effettivamente ti seguiva ovunque andassi. Scrivimi qui sotto se ti è successo. Ora, ti ho fatto l'esempio di Amazon, ma in realtà le grandi aziende utilizzano già il pixel abbinato ai carrelli abbandonati per il remarketing da tantissimo. Proviamo per esempio a pensare a booking.com, cerchi un hotel e poi quell'hotel lo vedi da tutte le parti di questo mondo se non hai completato l'acquisto, e questa è proprio l'azione che viene fatta per andare a recuperare quei carrelli abbandonati, ok? Quindi, andando a fare delle azioni di Facebook Ads e di remarketing utilizzando il pixel,
chiaramente hai la possibilità di inseguire le persone che sono arrivate sul carrello ma non hanno completato, e abbiamo già avuto modo di capire che queste persone valgono molto, onestamente, anche in termini economici e in termini di risultati, proprio perché sono arrivate lì, qualcosa non le ha convinte, e qui ovviamente si potrebbe aprire una diatriba infinita, perché potrebbe essere magari che non le hanno convinte il prezzo di spedizione, piuttosto che invece non avevano la liquidità e hanno chiuso il sito per andare a ricaricare una semplice postepay, una semplice prepagata, per poi acquistare, ok? Quindi le motivazioni possono essere diverse. Tuttavia, il remarketing vale sempre la pena di farlo, anche se solamente due persone magari sono finite nel carrello abbandonato e poi sono uscite perché non erano convinte del prezzo di spedizione. Vale sempre la pena farlo perché sono comunque arrivate fino a lì. E ti posso assicurare che in un mondo come quello online, dove le persone sono molto pigre, prendersi il disturbo di arrivare lì al carrello abbandonato e poi non acquistare, chiaramente significa che con alta probabilità quelle persone in realtà erano veramente interessate al tuo prodotto, ma all'ultimo qualcosa è sfumato. E andando a fare delle azioni di remarketing, essendo sempre presenti, essendo sempre lì costanti, riesci a recuperare anche quelle persone che appunto magari sono uscite dal tuo sito perché cercavano una recensione su quel prodotto per farsi un'idea più accurata, per farsi un'idea più precisa prima di tornare ad acquistare. Quindi, perché i carrelli abbandonati sono così tanto sfruttati? Proprio perché ci permettono di aumentare il nostro ROI, aumentare i nostri risultati, e spesso e volentieri i costi di remarketing in termini di pubblicitari sono molto più bassi rispetto a quello di portare una persona che ancora non ti conosce e deve farsi un'idea su di te o sul tuo business a diventare un tuo cliente. Questo perché? Perché chiaramente una persona che è arrivata fin lì ha capito chi sei, che cosa puoi offrirgli, qual è il tuo prodotto, qual è il tuo servizio, qual è il tuo costo, e quindi ti troverai a spendere meno, se vogliamo, in budget pubblicitario per portare una persona che già era arrivata sul tuo carrello e non ha completato l'acquisto. Chiaramente questo non deve essere l'unica strategia di marketing che hai all'attivo. Il mio consiglio è sempre quello di destinare una parte del budget sia al pixel e al remarketing, sia esso per carrelli abbandonati, ma anche semplicemente per un remarketing più ampio, e destinare anche una porzione del tuo budget pubblicitario per il pubblico a freddo, cioè per portare quelle persone che ancora non ti conoscono o ti conoscono in modo superficiale a capire che possono fidarsi di te, a capire che possono fidarsi dei tuoi servizi, dei tuoi prodotti, ok? Quindi non voglio che chiudi questo video dicendo da domani faccio solo remarketing, perché è importante fare remarketing, ma è importante anche portare delle persone a capire che di te si possono fidare e che possono acquistare i tuoi prodotti o i tuoi servizi, quindi è molto molto importante. Ora, come gestire i carrelli abbandonati? Beh, qui dipende un po' da come è strutturato il tuo sito internet. Alcuni siti come sviluppati o che usano comunque delle piattaforme come WordPress, PrestaShop, Magento, spesso e volentieri hanno dei plugin o dei moduli che possono essere acquistati o scaricati. Alcune piattaforme li prevedono gratuiti, altri li prevedono magari a pagamento. Quindi dovresti un attimo informarti in relazione alla tua piattaforma, alla piattaforma che stai utilizzando. Per PrestaShop, perché ho avuto modo di utilizzarlo in passato per clienti e consulenze che ho sviluppato e che ho seguito, ti posso assicurare che PrestaShop, per esempio, ha dei moduli a pagamento, ma davvero molto interessanti per i carrelli abbandonati. Se sei interessato, magari lasciami un commentino qui sotto e ti metterò il link di uno specifico che ho utilizzato io in passato. Se invece il tuo sito internet magari utilizza ClickFunnels, Lead Pages o altre piattaforme o codice nativo, in quel caso devi inserire proprio il codice e creare le conversioni direttamente dal business manager di Facebook, ok? Sono due approcci diversi, però è fondamentale capire su che cosa si basa sul tuo sito internet. Ora, chiaramente, se hai sviluppato tu il tuo sito internet, mi immagino che tu sappia come l'hai realizzato. Chiaramente, se hai aperto un account ClickFunnels, sai di avere un account ClickFunnels, anche perché molto probabilmente stai pagando la fee mensile. E quindi dovrai rivolgerti al business manager di Facebook per installare il pixel e per creare le conversioni. Se invece il tuo sito internet magari è stato sviluppato da qualcun altro, prova a sentire in che codice o con che programma o con che linguaggio è stato sviluppato, e da lì trova la soluzione ideale per installare il pixel di Facebook e i carrelli abbandonati. Ripeto, è una cosa molto importante perché i carrelli abbandonati ti permettono di avere un ROI molto alto. Se andiamo anche qui a vedere le statistiche delle campagne che si occupano di remarketing dei carrelli abbandonati, permettono veramente di ottenere dei grandissimi risultati con un budget anche magari irrisorio o comunque piccolo da investire inizialmente. Quindi ti consiglio assolutamente, se ancora non l'hai fatto, di iniziare a pensare al remarketing, e se hai un sito web
un e-commerce, o anche, ripeto, può essere che vendi anche una guida, per esempio. Ieri sera ho acquistato una guida online e era una semplicissima landing page, ok? Quindi c'era acquista, poi si apriva il carrello e poi la pagina di conferma. Quindi potresti essere anche in questa situazione, e anche in questa situazione puoi utilizzare con successo i carrelli abbandonati, e anzi ti consiglio di farlo. E quindi inizia fin da subito a predisporre un budget per il remarketing, a fare azioni per il remarketing, e soprattutto te lo chiedo per favore, se hai un sito web là fuori e non hai ancora installato il pixel di Facebook, inizia a farlo, perché prima lo installi, prima inizi a tracciare dei dati importanti. Mentre più ritardi nel farlo, più perdi delle persone che hanno visitato i tuoi siti, che hanno visitato le tue pagine online e che magari appunto sono arrivate anche del carrello, ma non hanno completato l'azione. Nel canale, tra l'altro, trovi questi due video fondamentali se vuoi approfondire l'argomento: il primo dedicato al pixel di Facebook e il secondo dedicato al remarketing e a quali strategie utilizzare. Entrambi te li metto in descrizione, per cui puoi approfondire l'argomento. Ora, da Ale Lorenzi è tutto, due cose fondamentali in chiusura. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un like e ci vediamo nel prossimo video. Fai il bravo e fai azione assolutamente. E ricordati, il Facebook marketing e le Facebook Ads richiedono piccoli passi giorno dopo giorno, ma per creare un'impalcatura e una struttura davvero efficace che potrà condurti a dei risultati davvero davvero interessanti. Dalle Lorenzi è tutto e ciao!